Le stelle del jumping mondiale tornano al Foro Italico di Roma. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea salirà il sipario sul Longines Global Champions Tour, il più prestigioso circuito di salto ostacoli con le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del panorama mondiale. La Formula 1 dell'equitazione, come viene definita, approderà nella capitale per il quinto anno consecutivo con la 16ª tappa stagionale e le sue due competizioni regionali. La gara individuale del Longines Global Champions Tour e la competizione a squadre della Global Champions League. Il concorso capitolino vedrà anche quest'anno la partecipazione dei migliori binomi del pianeta, 111 atleti in rappresentanza di 25 paesi e 3 continenti e 193 cavalli, con un montepremi in palio di circa 850.000 euro, dei quali 300.000 solo per il Gran Premio del Longines Global Champions Tour. In scena anche Jessica Springsteen, figlia del e Atina Onassis, nipote del magnate greco. Giovanni Malagò, presidente del CONI. Siamo felici, contenti di ospitare al Foro Italico, di dare il nostro patrocinio a una manifestazione così, non voglio dire diversa, però qualificata nel mondo dell'equitazione. Viene onestamente considerato questa manifestazione come la vetrina che mette in condizione uno sport in cui c'è un binomio, cavallo e cavaliere. Quando parlo di cavaliere parlo di uomo e parlo di donna, parlo di cavaliere di Amazzone, è l'unico sport dove gareggiano ad armi pari e dove ogni tanto le donne vincono sia a livello di competizioni internazionali che le olimpiche. Eleonora Di Giuseppe, coordinatrice italiana dell'Longines Global Champions Tour. Per noi è un onore ospitare in Italia la tappa di un circuito così prestigioso che ha rivoluzionato la storia del salto ostacoli nel mondo ed è chiaramente un grande orgoglio poter organizzare la tappa romana. È un po' un sogno che si avvera, quello di aver portato in Italia questa tappa che è nata diversi anni fa e che si è consolidato nel tempo e sul quale stiamo lavorando perché diventi proprio una consuetudine che dura molto negli anni. Anche quest'anno la manifestazione sarà d'ingresso gratuito, una 4 giorni ricchissima di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età. Giovani cavalieri, appassionati e famiglie potranno vivere il campo gara, le tribune e il villaggio ospitalità allestiti al Pietro Mennea in un evento animal friendly che sarà anche vetrina della storia, delle tradizioni e dell'eccellenza italiana nel mondo.